Premetto che l'interrogazione è un po' datata, è datata luglio del 2013, quindi chiedo già all'assessore qual è la situazione attuale, ecco, aggiornata ad oggi. Nell'illustrazione dell'interrogazione sottolineo come nel POA dell'azienda ospedaliera di Cremona, che è stato pubblicato sul burlo ufficiale della Regione Lombardia il 1 febbraio 2013 con DGR 94786, quindi della scorsa legislatura, fosse prevista una progressiva depotenzia, fosse previsto un progressivo depotenziamento dell'ospedale Oglio Po, in particolare con l'istituzione di una pediatria aziendale, quindi con la perdita della figura del primario di pediatria, l'istituzione di una struttura semplice a livello dipartimentale di ortopedia, quindi con la perdita definitiva del primariato di ortopedia, e l'istituzione di un laboratorio aziendale che prevedeva il drastico ridimensionamento del laboratorio analisi presso l'ospedale. E quindi sostanzialmente il laboratorio analisi viene mantenuto presso l'ospedale solo come presidio d'urgenza, mentre il resto viene gestito e mandato al presidio ospedaliero di Cremona. Ripeto, l'interrogazione è datata, quindi chiedo all'assessore qual è la situazione attuale, considerato questa situazione prevista nel POA. E considerato il fatto che nel frattempo presso l'ospedale Oglio Po ha preso via un nuovo modello organizzativo cosiddetto per intensità di cura, considerato il fatto che l'assessore Mantovani nel giugno di quest'anno ha rassicurato più volte gli amministratori locali dicendo che l'ospedale Oglio Po è e resterà un presidio per acuti, e in più chiedo com'è la situazione riguardo i primariati, perché notizie di questo mese o del mese scorso è che il reparto di medicina tornerà ad avere un primario, nel senso che è stato pubblicato il bando per il conferimento dell'incarico, ma rimangono ancora scoperti i primariati di ortopedia e di pediatria. Quindi chiedo, oltre alle domande contenute nell'interrogazione, sostanzialmente qual è la situazione attuale, quali sono le prospettive future e in particolare se è possibile un aggiornamento sulla questione dei primariati. Grazie. Bene, prego l'assessore alla salute per la risposta. Grazie Presidente. Naturalmente io mi attengo all'interrogazione datata 2 luglio 2013. Tutte le ulteriori domande e richieste che sono state fatte nella seduta odierna mi riservo naturalmente di dare una risposta successivamente sulle questioni che riguardano i laboratori e tutto quanto è stato aggiunto nella presentazione che non era invece contenuta nell'interrogazione del 2 luglio. Mi riservo comunque di aggiornare la risposta in base a eventuali nuove richieste che sono state formulate in data odierna. Con riferimento comunque a quanto richiesto con l'interrogazione presente, quella del 2 luglio, si comunica quanto relazionato dall'azienda ospedaliera, gli istituti ospedalieri di Cremona. E innanzitutto si premette che non è in alcun modo messo in discussione il fatto che il presidio ospedaliero Oglio Po sia e rimanga un ospedale per acuti. Non è messo in discussione. Si è attuata dal 15 aprile 2013 una riorganizzazione dell'ospedale per intensità di cura. Il presidio è stato suddiviso in area medica, area chirurgica ed area dell'emergenza. Ciò consente di ottimizzare i percorsi ponendo al centro il paziente, ottimizzando le risorse, con una maggiore appropriatezza delle cure. Relativamente alla copertura dei posti apicali, presso il presidio ospedaliero di Oglio Po si specifica che in linea con la DGR 2633 del 2011, allegato 2, che
che alla luce della normativa nazionale disponeva la riduzione del 10% delle strutture complesse, delle strutture semplici a valenza dipartimentale e delle strutture semplici, ed è stato predisposto il nuovo piano di organizzazione aziendale approvato con la DGR 4786 del 2013. Si precisa che tale piano di organizzazione ha previsto complessivamente in azienda la riduzione di 8 strutture complesse, di cui solo 2 presso il presidio di Olio Po. Quindi 8 che riguardano, in base alla legge, alla normativa nazionale, 8 che riguardano l'intera azienda ospedaliera di Cremona e solamente 2 presso il presidio ospedaliero di Olio Po. In particolare, con riferimento al presidio ospedaliero di Olio Po, le strutture interessate sono state l'unità organizzativa di ortopedia e traumatologia, per la quale è prevista la graduazione a struttura semplice, a valenza dipartimentale però. Tale rigraduazione da struttura complessa a struttura semplice dipartimentale è giustificata dal fatto che, essendo stato individuato il presidio ospedaliero di Cremona quale centro traumatologico di zona con neurochirurgia, è inevitabile un trasferimento di quote significative di chirurgia elettiva al presidio ospedaliero, individuato come SPOC del centro di riferimento cremonese, andando a svolgere quella nuova funzione di supporto trasversale al processo produttivo che interesserà l'intero nuovo Dipartimento di Neuroscienze. L'altra è l'unità operativa di pediatria, per la quale è stata prevista la graduazione a struttura semplice, articolazione interna dell'unità operativa di pediatria di Cremona, e tale rigraduazione a struttura semplice è coerente con le dimensioni del bacino di utenza del territorio Casalasco-Viadanese e con l'attività del relativo punto nascita, e si colloca nell'ambito del Dipartimento Materno-Infantile che da funzionale diventa gestionale. Restano confermate le altre strutture complesse, precisamente i primariati di medicina generale, di chirurgia generale, di ostetricia e ginecologia, di cardiologia con UTIC, di radiologia, di anestesia e rianimazione, l'unità operativa di psichiatria di Casalmaggiore e la direzione medica di presidio e la farmacia che diventa aziendale. Tale POA prevede 7 strutture complesse nel presidio di Olio Po, consentendo un'attenta cura di tutti i pazienti provenienti dal territorio, lavorando anche in sinergia con i reparti del presidio di Cremona, nonché con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Grazie Vicepresidente Mantovani. Consigliere Fiasconaro si ritiene soddisfatto? Prego. Sì, grazie Assessore, grazie Presidente. Sì, in realtà ha risposto praticamente a tutto. Il discorso del laboratorio analisi era contenuto nel POA, da quello che ne so io, quindi POA che è stato appunto pubblicato sul BUR il 1 febbraio con la DGR che ho prima elencato. Importante è il fatto che l'ospedale rimanga un presidio per acuti, perché ricordo che l'ospedale è nato e ha sempre avuto queste caratteristiche, cioè l'unico presidio per acuti su un vasto territorio, ed è addirittura è nato unendo presidi ospedalieri dei territori limitrofi, e insiste sul territorio Casalasco-Viadanese, che è un ampio territorio con anche delle criticità. La domanda sulla unità operativa di pediatria che è stata ridimensionata deriva proprio da questo, cioè dal fatto che sul territorio Casalasco-Viadanese, dal punto di vista pediatrico, esistono delle forti criticità, come è dimostrato dai risultati di uno studio epidemiologico denominato Viadana fase 2, in cui studio epidemiologico che è stato redatto dall'ASL di Mantova in collaborazione con l'Università di Verona, in cui si evidenzia che nei bambini del territorio viadanese si mette in evidenza l'esistenza di un danno cellulare precoce
E inoltre analisi preliminari evidenziano un'associazione statisticamente significativa tra l'esposizione a formaldeide e ricoveri per patologie dell'apparato respiratorio nella popolazione pediatrica del distretto, appunto Casalasco Via Danese, in particolare Via Danese. Quindi il fatto che ci sia all'ospedale Olio Po, che è l'ospedale di quella zona, un presidio di un'unità operativa di pediatria con anche un primario, secondo me, secondo noi, è fondamentale anche per questo motivo, o soprattutto per questa ragione. E per il resto mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta. Evidenzio altre criticità che sono, non erano contenute nell'interrogazione, ma che sono venute fuori e ho trovato banalmente sui giornali. Che evidenzio così per informazione, criticità con il personale, soprattutto per la mancata pagamento degli straordinari e altre problematiche, questa criticità dei primariati e la criticità sul mantenimento e l'aggiornamento dei macchinari. Questo però è un altro discorso, quindi potrà essere argomento di un'altra interrogazione. Grazie.